Non bene. Sono corpi ammucchiati. Sono giovani. Il capo è abbassato. Gli occhi implorano. I baci disperano. They implore with their eyes. They hope with their pulses. Barcati si contano in tiri e lasciano il lume a luoghi lontani. They leave to nothing from this odd place. Coraggio, al miglior offerente, appartengono a voi, razza, il cuore, they belong to you. Volete fermare le armi con armi, l'odio vissuto con l'odio rinato. They are pale and bodies, they are young. Per ora, solo bandiere bagnate di lacrime sventolano in alto nel cielo che vede. Right now, only wakes flood of tears wave aloft in the sky. Tanto camminare, tanta acqua. So much walk, so much water. Io penso quando andare io morta. Sapevo che qualcuno è morto, ma ho deciso lo stesso. Era notte, motoscafo partito veloce come aereo. Quando arrivati in Italia, hanno buttato tutte le persone in mare. Io così caduto. Donna caduta, ferita dietro testa, bambina non morta, chiamava mamma. Quel giorno, cielo piangeva, aggrappato tronco, mani e piedi. Visto acqua veloce, visto morire, ma non morto. Non era campo profughi, era carcere. It was not a refugee camp, it was a prison. C'erano curdi, turchi, pakistani, tamili, indiani, africani. C'è stanza grande per uomini, piccola per donna, porta sempre chiusa. Allontanarsi dal paese fa le persone soffrire. Vediamo un popolo come vive, perché vivono così, perché? Non c'è la risposta. Questo viaggio per venire in Europa tu devi fare. This trip to come in Europe, you have to do. Non ce l'hai tempo per pensare pericoloso. Tu ce l'hai, amici, parenti, popolo tuo dove hai vissuto. Svegliati in un letto d'ospedale, pensando di essere in Turchia. Il soggiorno su porta, capito che era preso, chiesto acqua. Persona venuta mi ha visto, parlato inglese e mi ha detto passport. Io ho detto, io ho curti, curti non hanno passaporto. Viviamo in una roulotte, la gente ci odia. People hate us. Ci chiamano parassiti, ci guardano come fossimo dei mostri. Qualcuno di noi lo è. Non so nemmeno come ci sono finita qui. Non so quale sia mia vera casa, mia vera famiglia. Non so come ho fatto a finire in un posto in cui mi chiamano strega, zingara. They call me witch, gypsy. In cui mi guardano come se sotto mia gonna nascondessi chissà quanti bambini. Credevo che andando via dal mio villaggio sarei riuscita a cambiare vita. Ma non so nemmeno da dove cominciare. Tutte le porte ci vengono chiuse! Non riesco a capire perché non posso vivere come loro. Avere una casa e un lavoro. Cos'ho che non va? What's wrong in me? Io sono ucraina. Scappata dal paese mio. Aria assassina, bambini malati, tutti malati. Scoppiata centrale nucleare. The nuclear central al basso! Terra tutta bruciata, mio paese distrutto. My country destroyed. Devo portare via i miei bambini da lì. Devo fare presto. Io non sapevo cos'era nucleare. Io amavo il mio paese. Piuttosto che tornare nel nostro caro inferno. I would prefer dying for hunger rather than be forced back in our pier. E basta, non ce ne può più, ma buttateli tutti a mare. There's a no now, we cannot stand it any longer. Continuando così, questi ci invadono. Ma cosa ci mettono a tempo a cercare di recuperarli? A sfidare il mare in tempesta, ma per cosa? Per tutti questi tunisini, marocchini, afghani, libici, che fanno in continuazione alla Lampedusa e Pantelleria, migliaia e migliaia! E qui, già ci siete, state a me il tappeto rosso, straccioli, che cosa vanno a fare? E
pianze. Ma che cosa vogliono? Il lavoro, le case, la previdenza sociale. Andate via. Oh, uè. Questi però poi ci buttano fuori, delinquenti. E poi ci svegliano le case, vedrete. Go away! Che luogo è questo? Un luogo come un altro. Ogni luogo ha le sue regole. Ogni luogo dovrebbe avere spazio per tutti. Amiche, mi chiedono per una cena italiana. Anche qui ho tanti amici.
Mi ha promesso di un altro, più di un meccanico. Sono molto ricchi. E non lo ami. Mille volte negativo. Hai denti marci, che hai puzza d'aglio. Ha 30 anni, ma ti rendi conto? È troppo vecchio per me. Hai ragione, non si può mica spostare tipo del genere. E invece, quello della foto, come si chiama? Antonio, è fratello di una mia compagna di classe. Ha 2 anni più di me, circa 30. E tuo padre non lo vuole. Ma cosa c'entra il Corano con quello che dice mio padre? Non metterti blue jeans, non truccarti, non fare Italia in casa. Lì è tutto un divieto. Non sa che ci vediamo. E se sapesse che è un ragazzo che si ammazza, mi taglierebbe la gola. Anch'io un amore, grande. Immaginavo, livellato. Io e Bova ci siamo conosciuti alla festa del 9 maggio. Era proprio antipatico, non stava mai fermo. Quando mi invitò a ballare, non ci volevo andare. E l'hai sposato? Non subito, siamo rimasti fidanzati 2 anni. Anche i tuoi genitori non volevano? Per fortuna no. Ma dopo solo un mese l'hanno trasferito lontano, a Prispa. Ci vedevamo solo una volta alla settimana. Non voglio finire come le mie amiche, che hanno un figlio, e poi un altro, chiuso in casa a guardare la strada tutto il giorno. Io no. E cosa vorresti fare? La stilista. Bello. E tu, che ci fai in Italia? Faccio la badante. E tuo marito è contento? Molto negativo. Cosa fa una badante? Pagano bene. Pulisco, lavo, leggo giornale alla signora, Lina si chiama. Ha 86 anni, non parla, non si muove, poverina. E poi stiro, stendo, preparo da mangiare i nipoti, proprio come tua amica del Marocco. E tuo marito non lavora? Ho 2 gemelli, Irina e Ior. Cosa fa tuo marito? Eravamo marchiati. Ah, sei anche tu di Chernobyl. Poi sono nati gemelli, dovevo pensare a lui. Irina è stata fortunata. Ha solo un braccio deformato, ma è molto bella e intelligente, sai? E io non è per male. Io è la mia luce. Hai il cervello incompleto. È un letto d'ospedale a Kiev. Quando torno lo vado a prendere. Non vedo l'ora che finisca di soffrire. Io e Vova abitavamo a 3 chilometri dalla centrale. Il giorno prima gli avevo dato la notizia tanto attesa. Ero incinta. Era notte fonda, un grande guado ci svegliò di soprassalto. Il cielo verso la centrale era illuminato da una grande luce mai vista prima. Suonò il telefono, mi diede un solo bacio e partì. Bisognava fare presto! Li calarono ad uno a uno sul tetto della centrale in mezzo al fiume del radioattivo. L'ho rivisto 3 giorni dopo in ospedale. I dottori non ci davano risposte e il mio volo cominciò a cambiare. Si coprì le ustioni dappertutto, divenne rosso, giallo, blu. Il naso si deformò come un vulcano, gli occhi si spostarono, sembrava quasi un'estraterrestre. Tutti morti nel giro di 10 giorni. Tu non eri ancora nata. I accept the care of me, I'm better than you.
cosa faresti se minacciassero la tua vita e quella dei tuoi figli? Tu cosa faresti se non avessi più cibo per sfamare i tuoi figli? Prova ad imparare la mia lingua. Io sto già imparando la tua. Prova a comprendere i miei gesti e fammi conoscere i tuoi. Abbiamo un Dio diverso, ma viviamo nella stessa terra. Ciò che è diverso da te non è per forza un tuo nemico. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Nel mondo c'è un posto per tutti. La natura è ricca e sufficiente per tutti. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. La vanità, l'avidità, velenano i nostri cuori. Precipitato il mondo nell'odio. La vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. Abbiamo i mezzi da spaziare, ma ci chiudiamo in noi stessi. Costruiamo un mondo più colorato per tutti.